Sta di fatto che la Morsellare è stata abbandonata al suo destino. Paierate è diventata un immondezzaio con una chiesetta chiusa per problemi di sicurezza. La Morsellara, colpevole di non aver prestato il suo consenso, è stata punita con il degrado e l'abbandono. Ed in piena estate i cigli delle strade sfoggiavano erbacce e spazzatura. La fontana Lafri, una delle sorgenti più importanti della nostra frazione, per la verità non era stata nemmeno contemplata dal programma dell'amministrazione uscente. E a dire il vero ha continuato ad ignorare l'esistenza per tutti i 5 anni del suo mandato. L'unica spesa fatta e realizzata è quella sulla provinciale per Sant'Onofrio, quella specie di serpentone che attraversa tutta la collina dal basso in alto, chiusa da ambo i lati, che non abbiamo capito cos'è, ma dove si sono spesi centinaia di migliaia di euro. L'immobilismo dell'attuale amministrazione ci ha fatto rimanere fuori dai circuiti progettuali, incapace anche di presentare progetti idonei ad attrarre i dovuti e spettanti finanziamenti. Relazioni costruttive potevano essere prese anche con l'opposizione quando si trattava di portare vantaggi alla comunità. Questo spirito di collaborazione è evidentemente mancato all'amministrazione che ci ha preceduto e che ci sta per lasciare. L'amministrazione uscente pensava evidentemente che il gruppo di minoranza fosse il nemico da abbattere e non quel valore aggiunto con cui avere un confronto franco e costruttivo. Questa mancanza di confronto, di discussione, questa chiusura totale dentro il palazzo è stato tra i fondamentali motivi che hanno contribuito al suo fallimento. Ci sarebbe tanto da dire, ma quello che potrei dire è sotto gli occhi di tutti. È tutto da fare o da rifare. L'attivazione e il completamento della rete di smaltimento dei rifiuti urbani, il completamento dell'iter necessario all'adozione del piano strutturale comunale, il previsto ampliamento del cimitero comunale attualmente fermo per motivi incomprensibili, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, la riqualificazione della villa comunale e del recupero del centro storico, la manutenzione delle strade di campagna, la sistemazione e il ripristino di viale Sesto Fiorentino, il piano di riqualificazione della frazione Morsellara. Si tratta di un obiettivo prioritario per il decoro della nostra frazione, da perseguire attraverso la creazione di spazi verdi e il miglioramento della viabilità interna con il collegamento delle principali arterie vicine ed esistenti. In quest'ottica si rende inoltre necessario il collegamento fra via Don Manzoni, la strada provinciale Stefanagone-Sant'Onofrio e la strada di Contrada Lafri. L'avvio di programmi di collaborazioni con i comuni limitrofi allo scopo di attivare la gestione associata di diversi servizi, l'autonomia energetica degli edifici pubblici attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici su tutti gli immobili appartenenti al patrimonio comunale, il ripristino e la riattivazione dei serbatoi idrici di via Kennedy e di località Lafri, la realizzazione di una piattaforma ecologica ed il potenziamento della raccolta differenziata porta a porta, il percorso della salute
da realizzare lungo la direttrice Stefanacoli-Sant'Onofrio. La realizzazione, unitamente alla provincia di Vibo Valentia, del campo sportivo ed un'area dedicata al tempo libero. L'apertura della biblioteca comunale, che deve essere fruibile ai ragazzi e divenire la sede naturale di iniziative culturali. La riattivazione di un servizio di connessione ad internet attraverso una rete wifi di libero accesso e la predisposizione di postazioni internet presso strutture appartenenti appositivamente dedicate. È tutto da fare, è tutto da rifare e noi lo faremo con voi e per voi. E sulla base di questo nostro modo di concepire la vita amministrativa che noi chiediamo il nostro consenso, e sulla base di questo nostro modo di operare che noi chiediamo il voto per la nostra lista, per la lista di Sì per l'Unità. Come ho avuto già modo di evidenziare in un precedente intervento, la nostra lista ha tutte le carte in regola per essere votata da tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti di questa comunità e per guidare il nostro Paese. Quello che sta avvenendo è un fatto storico. La frazione Morsellara viene finalmente considerata parte integrante del territorio di Stefanacoli. Parte importante, parte attiva, diviene attore principale del futuro del nostro Paese. La Morsellara viene finalmente consacrata nel suo ruolo di territorio centrale, fecondo e produttivo. Le viene finalmente riconosciuta la sua dignità di parte integrante di questo territorio. Se la lista di Sì per l'Unità è capeggiata dal sottoscritto, vuol dire che i componenti della lista hanno fiducia di un candidato nato e cresciuto nella frazione Morsellara. Vuol dire che Rioni, Calvario, Morsellara e Via del Signore avranno finalmente l'attenzione che meritano. Questi Rioni, fino ad oggi bistrattati e trascurati, potranno vedere finalmente i loro problemi risolti. I loro problemi, che sono anche i miei problemi, verranno finalmente affrontati nel giusto modo e verranno giustamente risolti. La frazione Morsellara sarà onorevolmente rappresentata. Gli abitanti della Morsellara sanno che cominceremo già da subito, già dal giorno dopo la nostra vittoria, a lavorare seriamente per loro. La Morsellara tutta voterà compattamente, unitamente per noi, voterà per la lista di Sì per l'Unità. Ed allora avanti, amici sostenitori della nostra lista, avanti per portare a termine il lavoro intrapreso, per concluderlo lunedì pomeriggio con una grande vittoria, la vittoria della nostra lista, che sarà la nostra vittoria, la vittoria dei Rioni che abbiamo l'onore di rappresentare. Viva la Morsellara, viva Stefanacoli! Visto come è migliorata.